Un saluto a tutti e benvenuti in questo canale, benvenuti in questo primo video tutorial su Gamecaster in italiano. Io sono Fabrizio e da oggi andremo a trattare quello che è il funzionamento di Gamecaster. Vi illustrerò le potenzialità e quindi questo video tutorial sarà adatto ed è adatto anche a coloro che non hanno una particolare manualità con l'informatica. Allora, vi premetto che Gamecaster l'ho scelto dopo aver utilizzato la maggior parte dei software per la creazione delle live streaming, quindi delle dirette video. Ve lo consiglio intanto perché Gamecaster è molto intuitivo, quindi non serve essere uno smanettone o un grande conoscitore informatico in generale, e poi perché è leggero e quindi poi se avete bisogno di assistenza, ovviamente rispetto agli altri software non dovrete andare a sbattere la testa per scrivere delle mail, ma ovviamente potete direttamente andare nel server Discord di Gamecaster, che vi lascerò il link in descrizione. E poi ovviamente vi lascerò anche il link per scaricare il software in maniera gratuita. Detto questo, iniziamo il tutorial. Allora, la prima cosa che dovrete fare una volta scaricato il vostro software è quello di collegarlo al vostro account Twitch oppure al vostro account YouTube. Ovviamente, questo software, mi sono dimenticato di dirvi che tutto ciò che caricate e caricherete nelle scene non dovrete poi lasciarlo fisicamente sull'hard disk del computer, perché verrà caricato tutto in cloud. Quindi potrete anche lasciare il vostro PC fisso a casa e magari utilizzare un portatile o un altro PC in Italia piuttosto che in Groenlandia oppure al Polo Nord. E quindi questo è un altro punto a favore, ovviamente dal mio punto di vista, di Gamecaster. Allora, detto questo, ritorniamo al tutorial. Quindi dovrete fare l'accesso tramite il vostro account Twitch. Perfetto. Una volta fatto l'accesso a Twitch, vi uscirà la barra grigia. Questa qui sarà vuota e quindi vi uscirà create a new set qui sopra, vi uscirà più qualcosa del genere, quindi andremo a fare create a set. Adesso mettiamo il nome, ovviamente io metterò ad esempio live, ma voi potrete mettere Gigino, Pasqualino, tutti i nomi che ovviamente vi faranno ricordare della funzione, diciamo, che voi volete mettere. Scegliete un'icona qualsiasi, metto questo e creiamo. Ecco qua. Allora, voi ovviamente la prima cosa che dovrete fare, ecco, voi vi troverete così. Qui dovete selezionare la fonte audio, non lasciate quella di default, quindi le eliminate. Andrete a cliccare sul secchietto qui e le eliminerete. Dopodiché, Audio Mixer ed Audio Source. Allora, a questo punto bisognerà mettere la fonte sonora predefinita che è presente sul vostro computer. Dove la trovate? Andando sulla barra degli indirizzi qui sotto, nella barra delle applicazioni, dove ovviamente non questa qui di Gamecaster, ma quella del vostro PC, dove c'è l'icona dell'altoparlante, cliccate sopra e vi uscirà il nome della vostra fonte audio. Nel mio caso Realtek Audio Second. Stessa cosa con il microfono, quindi direttamente da questa schermata si va giù e si seleziona.
Una volta fatto questo, io vi consiglio di mettere il volume del microfono a massimo e di ridurre ovviamente l'audio in entrata del gioco. Quindi mettetelo all'incirca all'80%. Ricordatevi che l'audio del microfono deve, e sottolineo, deve essere forte e chiaro. Una volta fatto questo, e quindi dopo che ci siamo assicurati di aver settato i parametri dell'audio, andremo a fare create, let's create add scene. Questo vi permetterà di creare delle scene. A questo punto avremo due opzioni: o creare una nostra scena personalizzata, oppure creare ed utilizzare i temi che ci offrirà Gamecaster, riscattando con una moneta, diciamo così, virtuale che si guadagnerà man mano che si inizierà a utilizzare il software. Nel nostro caso inizieremo con la creazione delle scene personalizzate, quindi andremo a fare creare, cliccare qui. A questo punto potremo decidere eventualmente di creare ulteriori scene per far sì che possiamo ad esempio creare la prima scena come scena di introduzione, quindi ne creeremo una seconda per la live e una terza per il finale. Fatto questo, andremo sui tre puntini qui sotto e cliccheremo su Rename, Rinomina. Qui potremo scrivere intro, quello che volete voi. Quindi andiamo a modificare il nome della scena. Rename, stessa cosa qui, diretta o altro, e qui andremo a fare rename e finale. Perfetto. Una volta fatto questo, avremo la nostra scena, le nostre scene pronte per essere personalizzate. Per questo video è tutto, quindi ricordatevi dei passaggi fondamentali: la parte dell'audio, quindi add audio source, e inseriremo come periferica audio quella che troviamo nel nostro sistema, la selezioniamo, stessa cosa per il microfono. Poi per creare le scene si fa add scene e si creano tutte le scene che vogliamo e le rinominiamo. Io vi ringrazio di aver guardato questo video. Se vi è stato utile, vi invito a lasciare un bel like, a lasciare un commento e ovviamente a seguire il canale.